Quindi quello che avevo lì è sparito. Cosa sto dicendo con l'altro lato? Che la qualità se n'è andata con il cartello. È chiaro che sto dicendo. Allora, se la qualità, naturalmente prendete questa cosa non in assoluto, però è questa la linea, cioè ai governi non interessa la qualità del prodotto, giustizia inteso con sentenze, bilancio, quello che sia, interessa il prezzo. Cioè per il governo vale di più un provvedimento che contenga in 3 anni in primo grado la sentenza, in 2 anni in appello o in Cassazione, piuttosto che una sentenza perfettissima che però si arriva dopo 5 anni di primo grado. Questo per noi è un doppio problema. Primo, perché non risponde all'etica del magistrato, è proprio in conflitto totale questa cosa, perché noi non trattiamo patate. Quando io mi occupo di questioni di qualsiasi genere, va bene, che il tribunale non ce li occupa mai, perché lo sento di vuol dire, sto toccando questioni che sono di interesse delle persone, che anche se fossero non elevatissime come il valore monetario, ma quando uno sta in causa, comunque, è come se avesse fatto, come dire, un muro intorno a sé, che avesse soltanto lui, l'avversario e il giudice. Cioè lui si aspetta che quel giudice, la sua causa, la decida come se fosse l'unica che esista al mondo. Allora, per fare questo, io ho bisogno che qualcuno mi aiuti, ma non con i mezzi insani, malefici, di cui ho parlato prima. Filtri, cose di questo genere, qua affidando a chi non ha la competenza, non è stato selezionato quantomeno, perché si possa dire che è stato accettato come non arrivato ad arrivare a competenza, allora io devo essere aiutato. Già questo sarebbe sufficiente a dare un valore alla mediazione. Io dico che la mediazione poi riannoda i rapporti. Immaginate cause dove ci sono parenti, cause ereditarie, familiari, cause dove le persone, ma anche il cliente, magari il cliente, ecco, immaginate proprio delle imprese, no? Se si va in causa già ormai la cosa è più difficile, ma se si riesce a evitare che si vada in causa, in qualche modo quella magari è una persona che sarà ancora più, come dire, attaccata a mantenere questo rapporto, perché in qualche modo si è risolto quel problema. Altrimenti quella è un'altra occasione persa per tenere ora per diciamo, sanare una qualcosa che si sta rompendo. Quindi la mediazione è qualcosa che tende a rinsaldare rapporti che stanno perdendo un po' i colpi, per ricostituire rapporti dove è venuto meno quella capacità di dialogo, perché molte volte, poi prima facevo esempio della nostra realtà, io ho scritto ultimamente un provvedimento che è quello, immagino, a cui faceva riferimento a lei, dove nell'incipit dico: questa è una causa ereditaria, non dico proprio così, e non è proprio così, nel senso che non è una causa ereditaria. È una causa dove sostanzialmente c'è una persona che aveva un locale della madre, dei genitori, dentro un fabbricato molto grande, dove aveva la sua attività imprenditoriale. Quando poi sono morti i genitori, che è successo? C'è stato un legato da parte dell'ultimo genitore, insomma, quello che era la madre, comunque sono i genitori, ha avuto un legato, per cui è andata a finire la mano nipote, insomma, era un cugino. Questa cosa è qui, lui si aspettava sicuramente che quella cosa arrivasse lì. Allora vedete, questa causa, la causa in cui si discute, ho scontato un mio, tutti i fascicoli disordinati, mi ha messo neanche un mio, tu intravedi dietro questa causa, questo lavoro che come diceva da 36 anni, c'è un altro un po' di fiuto di naso, no? Tu capisci che dietro non è quello di cui stavo parlando, non è quello di dietro, cioè ci sono dei fragori, dei rapporti umani che si sono scassati. Allora quella causa a che serve? Fatemi dire la verità, soltanto per far lavorare l'avvocato. Perché quella causa finirà con nulla di fatto, bene, alla fine con nulla di fatto, cede, poche cose, ammesso che riesco a ottenere qualcosa. Però serve per dire, ecco, la faccio pagare, ecco, questo senso di la giustizia come un randello, quante volte la questa cosa. Allora, la mediazione. Arriviamo al punto. Fra i tanti testi che ho fatto ce n'è uno importantissimo, vale a dire quello che riguardava enti pubblici, come ho anticipato in novembre, non andavo ieri, banche, assicurazioni, vale a dire soggetti che non sono il privato,
io sto facendo una causa per quello che sto piano di sopra, perché sono delle filtrazioni, siamo due soggetti privati, ben individuati, con le loro problematiche, cioè no, io sto parlando dei soggetti dove ci sono rapporti organici, organici quindi vuol dire che è una società, vuol dire che c'è una scala anche di, come dire, di competenze, quindi ci sarà un applicante, una serie di dirigenti, quadri, eccetera, eccetera. Allora io mi sono reso conto che in questi casi, come per altri, per tante altre situazioni, io devo riposizionarmi, cioè quel tipo di modello operativo per quanto riguarda il tentativo di un accordo, eccetera, qui c'è qualcosa che non va bene. Ho studiato questa cosa e credo di aver capito alcune cose. Avendo capito quali sono quindi alcuni dei problemi sottostanti a queste specifiche, queste controversie, sto già passo avanti, perché naturalmente è quando si spara a caso che è più facile fare ciliegia, ma più noi riusciamo a capire qual è il problema che vogliamo affrontare, o meglio, quali problemi lo si capisce subito, che normalmente non vanno a mediazione, molto semplice. Dobbiamo capire perché. Io posso anche usare il cartello, ma non è sufficiente. Nella, diciamo, nella dinamica dei rapporti umani la sanzione è sempre necessaria. Ma non basta, non basta la sanzione. La sanzione è tutto eccetera, perché io non è che parlo con le persone fuori, prima, durante, io parlo soltanto con le sentenze, con quello che vedo negli atti, eccetera, quindi posso anche non conoscere il tema, magari io ho un funzionario in gamba, però aveva delle esigenze che io non ho considerato. Sto parlando del danno erariale, tanto che l'erariale bisogna dire qualcosa per farmi capire. Vedete com'è diverso, parlo della parte organica, di grandi soggetti, però una pubblica amministrazione, da una che pur essendo un grande soggetto, quindi per esempio un'assicurazione, non ha certi problemi come quello che può avere l'amministrazione pubblica, vale a dire denaro pubblico, sono due mondi abbastanza separati. Immaginiamo quindi che mi sia deciso ad affrontare quello che oggi è uno dei problemi più grandi, quello vale a dire della mancata comparizione del soggetto chiamato in mediazione. Ripeto, è stato già detto, quando le parti vanno in mediazione, le percentuali di accordo sono elevatissime. Tenete presente che tutti questi successi di cui parliamo si muovono in un ambito di mediazione obbligatoria e mediazione demandata dal giudice. La differenza è che in un paese dove c'è soltanto il primato della legge, il conflitto, il giudice che fa la sentenza, introdurre un'alternativa, vale a dire un accordo, lasciamo stare il giudice che si occupi di cose, non neanche dico più importanti, perché poi più importanti è evocare il valore. Io ho visto delle cause concluse in materia di responsabilità medico-sanitaria che superavano 1 milione di euro, non è tanto il valore dell'oggetto di cui si discute. Ma ci sono cause che non si conciliano o che già prima della causa si intuisce che è difficile conciliarle, il giudice avrà sempre lavoro. Se c'è qualche collega che ha paura mio di rimanere senza lavoro, questo è un timore assolutamente più ricorrente. Allora, per propiziare questo cambiamento epocale, storico, veramente di una importanza, di un valore, di una grandezza inusitata, occorreva utilizzare lo strumento dell'obbligatorietà, che è quasi un simbolo, cioè una contraddizione in termini, come se io dico morti viventi, no? Viventi, o simbolo. Allora, mediazione, accordo obbligatorio, no? Perché obbligatorio? Deve essere obbligatorio, già partiamo col tempo sbagliato, se parli di mediazione perché ci devo andare, perché se no è improcedibile, se no il giudice mi applica delle sanzioni. Lo so, ma la natura umana è molto complessa, quindi bisogna conoscere la natura umana e capire che a volte serve anche questo. I cambiamenti, provate a pensare ciascuno nel vostro, vedrete che troverete delle risposte conformi, i grandi cambiamenti richiedono tempi lunghi, richiedono anche una certa, come dire, spinta, una certa forzatura, che intanto, come è stato già detto, qui poi dopo dirà, ma in fondo io ci ho sempre creduto, eccetera, non ci adottiamo, non ci preoccupiamo, se qualcuno dirà ci farà piacere. Però all'inizio c'è sempre un numero minore di soggetti che percepiscono per il loro carattere, oppure magari per l'intuizione che riescono ad avere, e la bontà di un certo strumento e la diffusione all'inizio è molto difficile.
Pensate che la mediazione demandata, che è l'altro versante della mediazione, la mediazione può essere quella volontaria, al di là di qualsiasi previsione di legge, di obbligo di andare, va in mediazione. Quello che io penso che succederà quando un domani, tanto l'altra crescita, quando si andrà, ci vorranno ancora parecchi anni, secondo me non meno di 7-8 anni, è come quella corda che sta sul filo, alla fine si toglie la rete, dove è sicuro perché non è talmente bravo che non ha più bisogno della rete. Immaginate altri esempi, però di fatto è questo. La mediazione obbligatoria non è buona in sé, però è necessaria questa fase storica per veicolare questo cambiamento culturale importantissimo che cambierà la società. Cambierà, certo, questo mondo sono poche cose, però andiamo a vedere i numeri. La mediazione delegata dal giudice, il giudice può ordinare che si vada in mediazione, questa è una cosa molto importante, il che presuppone però che ci sia già conflitto. Soltanto nel 2014 era meno della metà di quello che è stato registrato nelle statistiche ministeriali del 2015, cioè come dire, è quasi triplicato, due volte e mezzo. Questo è una progressione geometrica, cioè nel senso si è visto che man mano che si diffonde per i giudici italiani utilizzano la mediazione, aumentano sempre di più il numero di provvedimenti che migliorano le mediazioni. Uno degli errori che ho visto per le cose che accadono, quindi uno dei motivi per cui mi interessa parlare con dirigente, è così, risolvere questa cosa. Allora, non conoscendo bene che cos'è questa mediazione, una grande azienda che riceve tante cose, riceve citazioni, convocazioni, reclami, e di tutto e di più, no? Lo vede, non dico tutto insieme, ma nel corso del suo lavoro, arriva una mediazione, di notte tutti i gatti sono grigi, non è vero. La prima cosa che dovrebbe fare un dirigente, adesso ripercorro un po' ciò che ho detto non molto tempo fa in ambito di Comune di Roma, ascoltato con la necessaria sanzione di una sentenza che ha applicato fino a 96 nei suoi confronti, che non si è presentato e che quindi attenzione,